Luigi Gallo, la progettazione credo che sia fondamentale, la ricetta, le soluzioni per affrontare quelle che sono le priorità, le emergenze dei cittadini in una regione dove ci sono diverse problematiche. Per sviluppo economico noi che cosa intendiamo? In che direzione ci muoviamo? Si parla di industrializzazione, si parla delle vocazioni del territorio, questo naturalmente accompagnato dal supporto legato alle infrastrutture, legato alla necessità di poter far sviluppare poi realmente le economie. Allora, io volevo tornare un attimo su due passaggi prima di affrontare questa tematica. Il passaggio che mi sembra importante è che viene considerato, mi sembra, dalle osservazioni degli altri candidati alla regione, che il cittadino debba fornire solo i bisogni del territorio, idee dei bisogni, ma non possa fornire soluzioni, come se i politici fossero più capaci dei cittadini, fossero di una casta superiore, tale da avere gli strumenti in mano per poter riuscire in questa impresa. In realtà oggi c'è una rete di persone, una rete di competenze che sono molto più maturi dell'attuale politica che gestisce il territorio. Noi abbiamo costruito un programma sui trasporti e l'abbiamo costruito con le persone che nelle varie competenze hanno fornito delle soluzioni, quindi un trasporto non solo previsto attraverso l'uso dell'auto o attraverso nuove strade, cementificazione, ma un trasporto attraverso uno studio attento degli spostamenti, della mobilità delle persone, in modo da programmare effettivamente attraverso soluzioni come il car sharing, il carpooling, il bike sharing, lo spostamento dei cittadini, programmare senza evitando la formazione del traffico, ottenere tante soluzioni soprattutto per i pendolari, per chi si deve spostare quotidianamente da un posto a un altro della città. E non è pensabile che il problema sia risolvibile solo con varianti statali, autostradali. Perché? È dimostrato ogni volta che viene creata una nuova strada, viene subito dopo un certo periodo di tempo intasata quella strada. Quindi sono necessarie soluzioni nuove e le soluzioni nuove oggi le offrono la rete dei cittadini, la rete di competenze. Attraverso questa rete noi superiamo i vari tipi di problemi, non bisogna inventarsi chissà che, le soluzioni sono già presenti in tanti comuni, in tante nazioni, basta semplicemente prelevare quelle soluzioni e attuarle anche qui. Non ci vuole, noi attraverso la rete, se lanciamo un appello nel campo dell'energia, nel giro di 2 o 3 giorni ci arrivano tutte le migliori proposte nel campo dell'energia, ci arrivano proposte legislative da poter facilmente applicare, e quindi questo è il modello che dobbiamo superare. Purtroppo tanti politici non sono capaci di gestire questo tipo di informazioni. Avete individuato le esigenze, le problematiche, avete cercato anche di dare delle risposte e delle soluzioni. Sì, le risposte arrivano in modo automatico, noi basta che affrontiamo, io faccio un esempio pratico, ho sollevato il problema della TARSU nella mia città, nel giro di 2 o 3 giorni mi sono arrivate 3 o 4 proposte, io non posso, il politico non può essere a conoscenza di tutte le problematiche e tematiche. Però se c'è una rete di persone che lavorano spontaneamente, perché ci sono le persone, i cittadini che vogliono partecipare alla politica in modo anche volontario, le soluzioni, le competenze e le professionalità. Le soluzioni sì. Poi se arriva una bagianata, subito viene corretta da altre 1000 persone che intervengono, quindi è tutto un sistema che si autoregola. Uh-huh.
Ecco, io la perplessità che mi veniva, cosa ne sarà poi di tutto quello che avete messo su anche in occasione di questa tornata elettorale? Potrebbero essere dati comunque dei suggerimenti, comunque il vostro ruolo sarà sempre incisivo al di là di quello che accadrà poi dopo il 28 e il 29 marzo, credo non vada sprecato. A parte che gli schieramenti politici ci stanno rubando tutte le idee, perché noi diciamo acqua pubblica, sentiamo l'acqua pubblica, poi vediamo che le cose sono finte, perché quando parlano loro di acqua pubblica parlano di un'acqua SPA, quindi quotata in borsa e quindi speculativa, e che non è l'acqua pubblica che proponiamo noi. Quando diciamo inceneritori e discariche zero, cioè rifiuti zero, non vogliamo inceneritori e discariche, qualcun altro dice no, anche noi non vogliamo inceneritori, poi si contraddice con oggi sento che invece c'è chi vuole l'inceneritore. È un rischio, quindi, chiaramente. Quindi noi abbiamo anche le soluzioni per quelle, perché esistono i modelli senza discariche e inceneritori. Il trattamento meccanico manuale permette il riciclaggio del 99% dell'indifferenziato. Sarete comunque da pungolo, ecco io quello che... Sicuramente, ma questo è chiaro che non sappiamo di non poter diventare maggioranza, però il nostro obiettivo è mettere 2-3 consiglieri in consiglio comunale per controllare i politici in consiglio regionale per controllare i politici centrosinistra e centrodestra. Perciò siamo indipendenti. Anche da suggerimento, perché certo, no? Certo.